Allora, le leggi che afferiscono a questo grande tema, le leggi principali, sono tre. Tutto quello che riguarda l'invalidità civile, la 104 che riguarda l'handicap e la 68 che riguarda l'inserimento lavorativo del portatore di handicap. Quindi è bene innanzitutto precisare che quando parliamo di invalidità civile non parliamo della legge 104 sull'handicap e che le due leggi possono essere utilizzate dai cittadini, nonostante quello che tutti pensino, possono essere utilizzati in modo separato. Non è necessario aver fatto l'invalidità civile per poter avere l'handicap né viceversa. L'invalidità civile come funziona? Che ad oggi in Lombardia, qui mi pare che siamo tutti lombardi, giusto? Eh no, perché cambia. Abitiamo in Lombardia. Io mi riferisco a Lombardia. Allora, in Lombardia oggi la prima visita viene fatta dalle ASL e ormai la seconda visita, cioè quella eventuale di revisione, cioè degli anni successivi, viene realizzata dall'INPS. In prospettiva tutto, anche la prima visita, passerà all'INPS. L'INPS vuole questo, ma ha anche grandi problemi perché gestire un'attività istituzionale di questo tipo, essenziale, cioè fondamentale rispetto allo stato sociale e ai diritti, e tra virgolette normale, cioè non un'attività straordinaria, è difficile pensare di gestirla con l'80% dei medici a partita IVA, precari, saltuari, eccetera. Quindi la prospettiva è che passi tutta all'INPS, ci sono dei tempi e degli spazi. Per oggi adesso tutte le visite di revisione in Lombardia ormai sono assunte da l'INPS, ci sono qualche code ancora adesso, ma sono assunte tutte da l'INPS. Quindi gli enti di riferimento sono in prima battuta l'ASL, poi l'INPS e in prospettiva tutto l'INPS. Di che cosa parliamo? Innanzitutto, quando una persona fa la domanda, per fare la domanda deve recarsi dal proprio medico curante. Il proprio medico curante gli compila un certificato. Questo certificato, questo modulo che viene compilato, è un modulo a pagamento, cioè il cittadino paga il medico curante. Poi le cifre dipendono dal medico curante, il medico curante può anche decidere di farlo gratuitamente, qualche collega lo fa anche, ma in genere bisogna pagarlo e le cifre sono attorno agli 80 euro. Dopodiché io suggerisco di non fare gli eroi e di riferirsi a un patronato, perché altrimenti ci si perde all'interno della burocrazia. Patronati sono tanti, quelli che funzionano, dalla CGIL, tutti quei sindacali, alle ACLI, l'AMNIC, eccetera. La domanda quindi la fanno i patronati e chiarite bene di che domanda stiamo parlando. Per esempio, oggi ho visitato una persona su una carrozzina a rotelle che non era assolutamente in grado di avere nessun tipo di autonomia e anche con un profondo deficit amnesico e psichico, e aveva pure fatto la domanda per il lavoro del 68. Quando gli ho detto ma lei vuole andare a lavoro, mi ha detto assolutamente di no, ma non so neanche io come mai ce la domanda, perché i patronati magari fanno tutte e tre le domande insieme. Non va bene, ognuno faccia la domanda di cui ha necessità. Si compare davanti a una commissione e nella prima visita, che è quella che oggi viene all'ASL, la persona ha diritto ad essere accompagnato da un proprio medico di fiducia. Se siete d'accordo, io darei anche le notizie proprio pratiche, va bene? Non solo gli aspetti formali legislativi, Fulvio, va bene? Quindi può portarsi davanti alla commissione con un proprio medico di fiducia. Mentre poi nella revisione all'INPS non c'è medico di fiducia. In linea di massa. Poi, le commissioni dovrebbero avere sempre, ma non accade sempre, un medico di categoria, cioè il medico che rappresenta le associazioni degli invalidi,
che formalmente d'accordo nazionale dovrebbe tutelare gli iscritti alla sua associazione, nei fatti a nessuno chiede se è iscritto in associazione o meno, dovrebbe tutelare tutti quanti. Va bene? Ora, io vado in libertà, cioè dico tutto quello che penso, poi la figura del medico di categoria è una figura problematica. Primo, lo stato attuale, in questo momento, il medico di categoria è pagato 50 euro lordi per sessione. Le sessioni dove lavorano io durano dalle 8:30 all'1:30, 2. Vuol dire che è pagato più o meno 10 euro lordi all'ora. Se si sottrae il versamento automatico all'INPS ritenuto dal conto, eccetera, è pagato tra le 6 e i 7 euro all'ora. Potete capire che tipo di situazione vive. Seconda questione. I medici di categoria in genere non sono medici giovani appena laureati, perché quelli magari hanno una specialità e sono pagati 1.800 euro al mese e fanno una specialità. In gran parte sono medici che sono ormai in pensione o magari che fanno una quantità di altre attività e in più magari fanno anche questo, adesso meno questo perché è poco remunerativo. Allora, un punto molto grosso che si pone è quello della motivazione dei medici di categoria. Significa che dentro le commissioni, tu se sei medico di categoria puoi dire io dissento, e viene messa a verbale che quella pratica non è stata approvata all'unanimità. Questo che cosa comporta? Se viene in ASL, comporta che l'INPS in linea di massima la blocca e richiama la persona a visita, quindi dai una seconda possibilità. Se il medico di categoria ha detto non sono d'accordo, è perché il giudizio non è favorevole alla persona, no? Quando arriva l'INPS, l'indicazione è se a maggioranza si ferma e si richiama la persona per dare un giudizio. In più, se il medico di categoria dissente nella commissione INPS, questo facilita il ricorso, e qui mi fermo perché poi c'è l'avvocato più competente che abbiamo in Italia, quindi no, non vado oltre. Però è evidente che se può andare a un ricorso con una decisione presa a maggioranza, l'utente, il paziente, è più forte. Ora, i casi in cui il medico di categoria fa mettere a verbale che dissente, purtroppo sono pochissimi. Io sto svolgendo una forte opera anche di sensibilizzazione delle associazioni per dire inutile che ci mandate dei medici che sono solo presenti per dire ci sono anch'io. E quindi questo è un punto critico. Però c'è il medico di categoria. E si pone un problema ovviamente di rivedere il contratto di questo medico di categoria, perché la cosa è insultante dal punto di vista professionale, umano, eccetera. E tra l'altro ormai non si riescono più a riempire le commissioni perché molti non vengono più a fare i medici di categoria essendo pagati con questa modalità. Cosa portare alla visita? Allora, prima questione fondamentale, queste sono cose tecniche che sono quasi più importanti delle leggi, perché poi per le leggi ci sono gli avvocati, per le questioni tecniche no. Allora, se la visita è fissata per luglio 2015, il soggetto è chiamato adesso. L'INPS anticipa le chiamate di 3 mesi. Perché? Possiamo ipotizzare, perché non possiamo essere certi. Possiamo ipotizzarlo nel bene o nel male. Se una persona viene chiamata a visita e non ha tutta la documentazione, ne deve riportare in modo successivo. Siccome è coperta fino a luglio 2015, ha tempo a 3 mesi per portarla e non perdere il beneficio se questo beneficio scade a luglio. Diamo adesso un'interpretazione non positiva. Se uno ha il beneficio economico fino a luglio 2015, viene visitato in aprile 2015 e aprile 2015 viene tolto il beneficio è tolto immediatamente dal giorno della decisione della commissione, non a luglio quanto dura. Indipendentemente dal motivo per cui l'hanno fatto, sta di fatto che le persone sono chiamate 3 mesi prima. Questo comporta una quantità di problemi inenarrabili. Perché? Perché la persona è andata a fare la visita e c'è scritto che deve presentarsi nel luglio 2015.
sa che quando deve presentarsi alla visita deve presentarsi con i documenti aggiornati e con i risultati delle visite, che ne so, una visita neurologica, una visita geriatrica. E quindi si è messo in pista dicendo: se devo presentarmi a luglio, fine maggio, giugno, io presento la visita. E invece viene chiamata ad aprile e la visita ce l'ha 2 mesi dopo. Va nel panico, non sa che cosa fare e va a fare una visita privata. E arriva con la visita, il certificato di visita privata, che noi prendiamo, stracciamo e mutiamo in un cestino, perché l'INPS non può valutare le visite e i certificati di strutture private, quelle convenzionate sì, ma quelle private no. Non è sbagliato questo, perché l'idea è di evitare che si possa costruire un rapporto patologico, definiamolo così, tra l'utente che va dal medico e il medico compiacente che rilascia un certificato che va nella sua direzione. Però io ho assistito a situazioni veramente pesanti, cioè persone chiamate 3 mesi prima che si presentarono con un esame fatto privatamente, in cui mi facevano vedere anche la ricevuta del pagamento, 200 euro, e io gli dovevo dire che quei 200 euro li avevano buttati dalla finestra perché noi non potevamo tenerli in considerazione. Quindi siate pronti, le persone devono essere pronte almeno 3 mesi prima della visita. Lo schema è proprio 3 mesi. Noi adesso stiamo chiamando quelli che dovevano fare la visita e erano previsti a luglio. Altra questione: non portare una quantità infinita di materiale. Perché? Nelle ASL, evito di esprimere pareri, ma alcune volte le visite durano meno di 10 minuti. I medici dell'INPS hanno un foglio, poi uno può decidere di non rispettarlo, ma che prevede dei tempi per cui per ogni tipo di visita abbiamo un tempo, e se stiamo dentro a lavorare 3 ore col giorno sono 180 minuti che devono essere suddivisi per il minutaggio che ci è affidato per ogni missione che svolgiamo. Cioè siamo prima dell'autunno caldo, 68 anni, peggio, una roba pazzesca, no? Una roba incredibile. Quindi i tempi sono molto brevi. Se uno arriva con un pacco di fogli così, come sapete cosa vuoi, dottore, non ci capisco niente, tenga di mettere 4 faldoni sul tavolo, la visita parte già male. Allora, si tratta di portare che cosa? I documenti che attestano a livello iniziale la patologia, cioè quindi la prima diagnosi della patologia, e poi solo i documenti successivi all'ultima visita fatta in ASL o in IMSS, cioè all'ultima invalidità riconosciuta, che ne so, c'è un'invalidità che è stata data nel 2013, si porta il foglio che attesta la diagnosi che magari è di molti anni prima e poi unicamente le ultime visite fatte dal 2013 al 2015, possibilmente già divise per settore. Perché il problema tempo è un problema che non gioca a favore della persona che viene a fare la visita. Quindi questo è quello che va selezionato. Poi io do sempre un consiglio, cioè le persone devono dire esattamente quello che hanno, perché se si mettono a fare teatro ottengono un risultato opposto. I medici sono diversi, hanno orientamenti culturali, professionali diversi fra di loro, il giudizio è di commissione, quindi. Entriamo nel merito del punteggio. Allora, prima grande divisione, sotto i 18 anni, dai 18 ai 65 anni, sopra i 65 anni. Allora, la fetta più grande è tra i 18, no, lo spazio di età più grande è tra i 18 e i 65 anni. 65 anni e 3 mesi dopo la riforma Fornero. 65 anni e 3 mesi. Qui c'è l'invalidità civile che viene distribuita così: sopra il 75%, cioè dal 75 in su, si ha diritto a ricevere un assegno mensile per 12 mensilità. Adesso la cifra c'è qua, mi pare che sia 280 euro, no? Sotto 75% economicamente non si percepisce nulla, oltre al quando si arriva al 100% si ha la pensione di invalidità. Tra l'assegno e la pensione non si modifica la cifra, sono diversi i tetti economici che devono essere, non devono essere superati. Stiamo parlando di tetti inerenti all'invalido singola persona, non la famiglia. Cioè,
per avere l'assegno l'invalido non deve superare un reddito annuo di una certa cifra, per avere la pensione non deve superare il reddito annuo di un'altra cifra, ok? La pensione scatta al 100%, va bene? Sotto il 75% uno non percepisce nulla. Ora, oltre all'assegno e alla pensione c'è l'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene data in due situazioni. Quando una persona non è autonoma nel cammino, e qui sono grandi discussioni dentro le commissioni, perché non autonoma non vuol dire che va con un bastone, vuol dire che non è proprio in grado di muoversi, di camminare, se non essendo sostenuta da qualcuno, che non riesce a mantenere la posizione retta. Cioè, oggi che siamo in una fase di restrizione forte di benefici, anche quando uno cammina con due stampelle, se con due stampelle cammina non è detto che abbia l'accompagnamento. Se cammina con una stampella e un bastone sicuramente non ha l'accompagnamento. Denti che se non è in grado di mantenere la posizione retta, se ha grande rischio di caduta, se sintomi vertiginosi, eccetera, allora ha l'accompagnamento perché non è autonomo nel camminare. L'altro caso in cui c'è l'accompagnamento è invece quando non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Cioè, quindi non è in grado di essere... C'è una casistica, ci sono alcuni test, gli ADL, ADL, Tinetti, Bartel, eccetera, tutta una serie di test che si fanno. Se una persona non è in grado di lavarsi, non è in grado di andare in bagno da sola, non è in grado di fare i movimenti, le cose essenziali nella vita, allora ha diritto ad avere l'accompagnamento. Anche qui ci sono grandi discussioni. Uno può dire, sì, io in casa riesco a muovermi da solo, ma non sono in grado di andare a fare la spesa. E lì non va sempre nella stessa direzione. Quindi questi due casi, o l'autonomia motoria, la mancanza dell'autonomia motoria, o la mancanza di compiere gli atti quotidiani della vita che permettono la sussistenza. E questo è l'accompagnamento, che quindi è in aggiunta a quando uno arriva ad avere il 100%. È chiaro? Ora, facciamo il caso di una persona che ha oltre 65 anni. Questo è fondamentale perché è uno dei punti su cui c'è maggiormente, a mio parere, diversità di vedute e sul quale, a mio parere, oggi stanno tagliando tantissimo. Se uno ha più di 65 anni e 3 mesi, da un punto di vista economico, se gli viene riconosciuto il 100%, non ha diritto a nessun beneficio economico. Perché? Perché si ritiene che ci sia già l'assegno sociale, cioè quello di vecchiaia. Ok? Quindi il beneficio economico per colui che va per la prima volta a fare la visita, cioè riceve una percentuale del 100%, cioè che va a fare la vita quando ha 65 anni e 3 mesi, scatta solo se ha l'indennità di accompagnamento. Questa cosa non è percepita subito dalle persone, quando tornano a casa che capiscono com'è andata la questione. E oggi devo dire che c'è un taglio molto forte sull'indennità di accompagnamento. Ci sono tantissime persone a oltre 65 anni e 3 mesi a cui viene tolto l'accompagnamento e lasciato al 100%, che vuol dire che gli viene tolto il beneficio economico. Attenzione a un passaggio più complicato. Cosa succede se una persona ottiene il 100% prima dei 65 anni, a 64 anni? Se lo porta dietro, in un certo senso sì e in un certo senso no. Non se lo porta dietro come risorsa economica, perché anche lui finisce nell'assegno di anzianità, diciamo assegno sociale. Ma si porta dietro il tetto di reddito da non superare, cioè per avere l'assegno sociale tu non devi superare un certo tetto di reddito, ok? Qua per avere il 100% quando hai meno di 65 anni non devi superare un altro tetto di reddito che è più alto, quindi più persone prendono. Allora, se uno ha il 100% e poi arriva a 65 anni e 3 mesi,
il reddito che viene calcolato per avere l'assegno sociale rimane quello che era calcolato per avere il 100%, ok? Quindi avere il 100% prima dei 65 anni porta come beneficio il fatto che è più facile accedere dopo all'assegno sociale, perché il reddito che viene calcolato è il reddito del 100%, la soglia di reddito da non superare, e non quella dell'assegno sociale, ok? Non mi ricordo le cifre esatte, ma facciamo che per avere il 100% non devi superare il reddito di 16.000 euro all'anno, e per avere l'assegno sociale non devi superare il reddito, ne so, di 6.000 euro all'anno. Se tu hai avuto il 100%, quando compi 65 anni e 3 mesi, la decisione se hai diritto all'assegno sociale o meno si fa valutando che non devi superare il reddito di 16.000 euro. Sono riuscito a spiegarmi? Sì. Però, ok. Poi abbiamo invece i bambini, cioè sotto i 18 anni, i ragazzi sotto i 18 anni. Sotto i 18 anni il meccanismo è diverso. O sei considerato non portatore di invalidità, ok? Oppure puoi avere l'indennità di frequenza o l'accompagnamento, cioè non viene dato il punteggio come viene dato per gli adulti. Va bene? L'indennità di frequenza viene data a quei bambini, a quei ragazzi che hanno bisogno di una assistenza, che ne so, vanno a fare logopedia una o due volte alla settimana, devono andare a fare neuropsichiatria infantile qualche volta alla settimana, eccetera, eccetera, allora viene riconosciuta l'indennità di frequenza. Okay? Situazioni più pesanti, più complicate, hanno diritto all'indennità di accompagnamento. Ma per i minori non ci sono le percentuali, ci sono questi tre livelli. L'indennità di frequenza vale solo per i mesi della frequenza scolastica, quindi è data 9 mesi all'anno, mentre l'accompagnamento è dato 12 mesi all'anno. Ci siamo? Siete già andati in tilt? Posso fare un passaggio ancora più complicato? Se il ragazzo ha compiuto i, mi pare, 14 anni, adesso forse 15 o 14, 14 anni, viene data anche la percentuale, perché serve poi per la legge 68 dell'inserimento lavorativo, ok? Serve come indicazione per l'inserimento lavorativo, per metterla nella lista della 68. Adesso sono arrivate una serie di circolari e di accordi interni, parlo dei minori. Allora, per l'INPS, una persona con la sindrome di Down ha diritto all'accompagnamento e non deve più essere richiamato per tutta la vita. Questa non è una legge, è una direttiva interna all'INPS che il Servizio Sanitario Nazionale non riconosce. Per cui molte ASL, quando visitano una persona con la sindrome di Down, danno comunque una revisione. Poi questa revisione arriva all'INPS, questo documento, e se i miei colleghi fanno il lavoro in modo corretto, viene bloccata, non si chiama neanche la persona visita, è uno dei pochissimi casi in cui non si chiama, si riforma una commissione in INPS, si lavora sugli atti, cioè sui documenti, e si mette il decreto, che vuol dire che quella persona ha diritto all'accompagnamento per tutta la vita. Se invece la commissione INPS è distratta, non ha voglia di fare una commissione, che, cioè il singolo medico che guarda la pratica non ha voglia di fermare, perché lavora col timer anche lui, no? Non ha voglia di fermarla, di andare dal capo, chiedere che si formi una commissione ad hoc, prendere i documenti, eccetera, va avanti con la revisione. Ma secondo l'INPS i DAO non hanno più bisogno di revisione. Se metti il decreto, cos'è il decreto? Il decreto si emette in alcune condizioni quando si ritiene che quella persona non debba avere più bisogno di avere una revisione, cioè ha diritto all'accompagnamento a vita. Ci sono una serie di casi, uno sono alcune malattie congenite, tra cui appunto in questo caso la situazione di Down, un'altra è quando una persona è su una carrozzina, non perché si è rotta il femore, ma perché non è più in grado di camminare, non gli devi dare la revisione. Voi fate tutti sì così con la testa, però ieri pomeriggio mi ha chiamato una persona che ha una revisione a 101 anni. Ok?
non dove lavoro io, da un'altra parte, ma a 101 anni. Allora il decreto si può dare anche per condizioni, quando uno ha una situazione di patologia psichiatrica grave, prolungata nel tempo, si dà il decreto e stop. Quindi, dammi. Poi, autismo. Allora è arrivata una circolare un paio di mesi fa dell'INPS che dice: nel caso dell'autismo è inutile far tornare la persona, l'autismo ha alcune classi diverse, nel caso di un autismo di una determinata gravità è inutile dire che la persona o il ragazzo deve tornare dopo un certo numero di anni, eccetera eccetera, anche non lo si richiama più. Altra circolare arrivata un mese fa: se a un minore si dà l'accompagnamento, questa è una cosa nuova, e si ritiene che questo accompagnamento sia destinato a durare tutta la vita, il minore si porta dietro l'accompagnamento per tutta la vita, anche al compimento, dopo il compimento del 18° anno. Invece tutti gli altri giudizi che vengono dati sui minori scadono al giorno del 18° anno, ed è la persona che deve sapere, che deve rifare tutta la domanda. Quindi cosa significa? Che il medico dell'INPS, se ritiene di dare un accompagnamento che non è per tutta la vita, mette una scadenza tra 2 anni, 3 anni, 5 anni, sotto i 18 anni. Se non mette scadenza, l'accompagnamento questo se lo porta tutta la vita. Questo bisogna stare attenti, perché tu puoi dare un accompagnamento per tutta la vita ed è giusto darlo, e quindi giusto e assurdo che continui a avere delle revisioni, ma bisogna anche che la commissione non si dimentichi, perché fino adesso, se noi non mettevamo una scadenza all'accompagnamento, questo decadeva automaticamente a 18 anni. Se adesso tu invece metti un accompagnamento e non lo metti la data di decadenza, questo va avanti tutta la vita. Cioè, pensate a una commissione che era abituata, adesso faccio esempio più stupido e banale, il ragazzo che si rompe la gamba, tutte e due le gambe, è in carrozzina, lo vedi a 17 anni, tu gli davi l'accompagnamento e non mettevi la scadenza, tanto quello al 18° anno, quell'accompagnamento finiva. Adesso se non lo metti, quello si è rotto le gambe, tutta la vita va avanti con l'accompagnamento. Se non si sanno queste cose, il medico rischia di infilarsi veramente in grandi casini. D'altra parte è giusto che se uno ha diritto all'accompagnamento per tutta la vita, è inutile farlo tornare a fare l'esame. L'indennità di frequenza scade a 18 anni. E questo è bene sapere. Altra cosa banalissima, ci sono i genitori che se ne fregano, ci sono quelli ansiosi, e quindi quelli ansiosi dicono: se noi arriviamo a 18 anni, facciamo una domanda, e dopo che hai 18 anni c'è un periodo di morte in cui, allora fai la domanda prima. Ma se uno fa troppo la domanda prima, ti capita che viene visitata una persona, per esempio l'altro giorno, 10 giorni prima che compie 18 anni, e per me in quel momento quello è un minore, e quindi io devo dargli la valutazione come minore. Se gli do, che ne so, qualunque cosa, quella mi scade con 18 anni, lui dopo 10 giorni deve rifare la domanda. Quindi va bene farla un po' prima, ma attenzione, no, perché capitano anche queste cose, dopo non so. Quindi questa è la condizione del minore. Punto. Due battute perché il tempo è finito, velocissimo, sulla legge relativamente all'handicap. L'handicap è una cosa a sé, si divide, la legge 104, articolo 3, si divide in due commi, comma 1 e comma 3. Il comma 3 è quello che prevede la possibilità per un familiare di avere 3 giorni al mese pagati, se è un dipendente, solo se è un dipendente, per poter assistere il proprio parente, che vuol dire che è affetto da una patologia grave, per poterlo portare a fare le visite, eccetera eccetera. Comma 1 non dà questo diritto, se ne vedono di tutti i colori, comma 3 che non hanno senso, comma 1 che gridano vendetta, però la divisione è questa. Ambe due comma 1 e comma 3, perché se uno dice cosa c'ha a fare il comma 1, danno diritto poi a una serie di facilitazioni fiscali, abbassamento dell'IVA sull'acquisto di alcuni strumenti che possono essere necessari, che il computer se uno ha una patologia che è connessa e per cui l'uso del computer può essere importante, e la macchina si deve essere modificata per poter guidare, eccetera eccetera. Quindi comma 1 e comma 3. Allora, dicevo che può anche essere che uno chieda l'handicap e non chieda l'invalidità. Un esempio che è raro, ma un esempio che ci capita abbastanza sono le donne che hanno avuto mastectomia e che non vogliono fare la domanda di invalidità perché non vogliono risultare invalide, cioè un problema psicologico, di gestione, eccetera.
Però, per esempio, che ci tengono, proprio è capitato un caso recentemente, ci tengono ad avere, per esempio, la figlia ormai grande che le accompagna e controlli, magari stanno facendo la chemio, eccetera, eccetera. Allora fanno l'handicap perché così hanno il familiare che possa. Il familiare non è il convivente, cioè non viene riconosciuto il convivente se non è familiare. Poi magari facendo una causa un po' anche vincere, però automaticamente non viene riconosciuto. E invece deve essere sposato. Anche se convivente, non solo convivente, convivente. Il convivente senza matrimonio non viene riconosciuto. Mentre i figli, per esempio, sono riconosciuti indipendentemente che vivano o meno col genitore. Un mio collega ha detto a uno che se non era convivente col padre o la madre non valeva, e si è arrivata una lettera, adesso non so se avrà una denuncia, perché ha dato un'informazione, o almeno è accusato di aver dato un'informazione al collega. Quindi i figli, anche se vivono da un'altra parte, hanno diritto ad avere questi tre giorni, quindi c'è una sua importanza. Inutile dire che anche su questo adesso si stringe abbastanza. Ultima battuta, così ho finito di parlare, diciamo, delle leggi, eccetera, una considerazione. Sarebbe bene però che prima o poi si mette in piedi un'avvertenza sul personale che lavora lì dentro, e adesso c'è un'opportunità abbastanza grossa su cui si potrebbe mettere in piedi una campagna. Mi spiego. Parlo dell'INPS, che è la struttura fondamentale, perché poi come giudizio di secondo livello. 1160 medici lavorano con partita IVA all'INPS e sono stati, tra cui uno di questi precari sono io, e ci arrivi facendo un bando che comunque per titoli è o hai la specialità medicina del lavoro o medicina legale, oppure devi avere parecchie pubblicazioni o due specialità, cioè quindi non è proprio un bando dove il primo che passa arriva. E vabbè, sei pagato meno del minimo stabilito dall'ordine dei medici, se non hai nulla nelle ferie, niente, eccetera, eccetera. Però qual è la situazione? Che sei in una precarietà totale. E sei questo bando, però da dove nasce? Questo è interessante. Da una legge voluta da Bossi, al tempo del governo Bossi Berlusconi, che dava la caccia ai falsi invalidi, e quindi questi medici sono stati assunti per le visite straordinarie, cioè le visite fatte per andare a individuare la persona che ha preso in giro. Tant'è vero che il software con cui si lavorava permetteva solo o di confermare o di abbassare il punteggio, perché non era la visita che veniva fatta periodicamente. Adesso, due mesi fa, queste visite straordinarie sono concluse e la legge che reggeva questo sistema era 3 anni più 3 anni e finisce nel 2015. Tutti noi che siamo stati presi qua, di fatto, abbiamo fatto tutto il lavoro dell'INPS, cioè le visite ordinarie, tutto quanto. Ma eravamo presi su quello, anche con delle cose che gridano vendette. Io l'ho detto a un convegno di medici, è successo un pieno, mi ha messo fuori graduatorio, dopo ha detto che andavo al TAR e mi hanno reintegrato. Io cosa ho detto? Che per tanto tempo le visite, le verifiche, i richiami, quelli che avvengono dopo 2 o 3 anni, quando a fare i richiami era l'INPS, usava il software delle visite straordinarie, per cui tu visitavi uno che normalmente doveva fare la visita dopo 3 anni, lo chiamavi per visitare. Magari dall'80% doveva passare al 100%, tu non potevi aumentarlo perché c'era, usavi il software delle visite straordinarie. E credo di essere stato l'unico, uno dei due medici, che scriveva: devo confermare la percentuale perché il software non mi permette di alzarla come sarebbe diritto, ovviamente quello mi impugnava subito a fare cosa. Ma parlo di centinaia, probabilmente migliaia di visite che sono fatte con software che non permetteva di aumentare. Adesso le visite straordinarie sono finite e le verifiche hanno un loro software. Ok. Allora che cosa succede? Che tutto questo che è lavoro fisiologico, usiamo un termine medico, cioè il lavoro normale dell'INPS, è fatto all'80% da medici che sono stati presi, da precari, ma che sono stati presi su un bando, peraltro, e che finisce a dicembre. Allora adesso cosa succede? Noi finiamo il 30 settembre, se vogliono posso prorogare di 3 mesi il contratto. Dopodiché, su cosa ci fanno un nuovo bando che non c'è più una legge che tiene dei capitolati di spesa per prendere questi medici? Se non fanno una legge, non possono prorogare il bando come hanno fatto fino adesso, perché quella legge era 3 anni più 3 anni. Devono fare una legge, la faranno sulle assunzioni, non credo proprio, la faranno andando avanti con il lavoro precario, ma devono fare una legge con un capitolato economico che copra questo.
e secondo me, quindi non possono più farla propria, no? E per un lavoro fisiologico. E secondo me questo è il momento di fare un'avvertenza, perché un lavoro fisiologico, mi sono appoggiato anche a dei sociologi che hanno studiato queste cose e dei legali, che mi spiegano, un lavoro fisiologico, cioè che visto dal punto di vista dell'utente è un diritto esigibile, non può dipendere da chi svolge un lavoro totalmente precario e partita IVA, che quindi può dire io domani ho convegno sull'Expo e quindi non ci sono. Banalizzo, ma è così poi la cosa, no? E nello stesso tempo non ha senso che dei medici che fanno un lavoro che non è più a progetto, che va a esaurirsi tra 3 anni, ma che è un lavoro che va avanti, siano in questo tipo di situazione. Questo è fondamentale sia per i medici, perché è calpestata qualunque dignità il trattamento attuale, ma anche per stabilizzare tutto questo aspetto e per rendere il medico responsabile in scienza e coscienza e non ricattabile dai piani superiori della struttura, che ovviamente in genere, diciamo così, non spingono proprio, ecco, no? Stanno un po' attenti ad altre, ci sono anche altre dinamiche, eccetera eccetera. Allora, qui io non so come intende risolvere l'IMSS, temo moltissimo che nel caos che c'è non abbiano fino in fondo chiaro questo e che quindi arrivato a settembre faccio una proroga di 3 mesi e poi non ti inventi, non un bando, una legge che poi si deve portare dietro un bando per avere i medici operativi da gennaio. Il rischio è che da gennaio ci sia 1 o 2 mesi di blocco totale, perché allora questo sarebbe il momento per mettere insieme le associazioni tutte e fare un'avvertenza. Le associazioni hanno anche il problema che se non cambia la situazione dei medici di categoria rimangono senza medici di categoria per le ragioni che spiegavo prima. Quindi questo è tutto un capitolo che va rivisto. L'INPS ha deciso di prenderlo tutto, ma se lo prende tutto bisogna modificare i meccanismi di funzionamento. Stop. Posso chiedere una cosa? E dopo mi pare che facciamo tutte le domande, no? No, comunque, no, uno è che io so che è possibile avere, per quanto riguarda la sede di accompagnamento, in modo retroattivo. Nel senso, una persona, lo dico per informazione, se una persona muore, c'è un decesso. L'ho fatto oggi. In caso di decesso, perché io so perché allora, vengono all'ASL a chiedere le cause di morte, quindi attraverso il patronato. Allora, tutte le richieste partono dal giorno in cui vengono fatte. Uno presenta la richiesta oggi, viene visitato tra 3 mesi, gli viene riconosciuto 75, il 100, l'accompagnamento, gli viene riconosciuto dalla data in cui ha fatto la domanda. Ok? Facciamo un esempio concreto che ho fatto proprio stamattina. Risolto. Che cosa succede? L'ASL fa una visita, facciamo tutto il caso, e dà il 100%. Finisce in IMSS e fortunatamente capita da me. E anziché cliccare il bottone verde, perché abbiamo un bottone verde, non beneficio, un bottone verde, vai, apro, leggo e dico, secondo me questo doveva avere l'accompagnamento. Allora lo chiamiamo a visita. La moglie dice, non può venire a visita perché è ricoverato. Beh, dico, allora mi porti i documenti che agli atti vedo se gli posso dare l'accompagnamento, come mi sembra corretto. Mi arrivano gli atti e nel frattempo che arrivano gli atti la persona decede. Io cosa ho fatto stamattina? Ho fatto la pratica agli atti, gli ho dato l'accompagnamento e la famiglia riceve l'accompagnamento dal momento in cui ha fatto la domanda o comunque ha scattato il rinnovo fino a oggi. Quindi vale sempre che scatta da quando ha fatto la domanda e anche in caso di decesso, non solo l'accompagnamento, tutto è recuperabile da prima. Ok? Se io invece la lasciamo andare e poi la chiudevo confermando il 100%, non prendeva nulla perché era più di 65 anni, eccetera, eccetera. Ma poi con questa cosa dei medici che non verranno riconfermati, comunque ci sarà questo blocco, probabilmente, quindi vuol dire che le visite verranno, cioè i tempi si allungheranno chiaramente. Allora, io non lo so, ho fatto un'ipotesi, però non ho fatto un'ipotesi campata in aria, perché a maggio dell'anno scorso, da un giorno all'altro ci hanno lasciato tutti a casa perché finiva, ci avevano detto che ci sarebbe stato un rinnovo, non hanno fatto il rinnovo a Roma e ci hanno lasciato a casa. Completamente, da un giorno all'altro. A settembre, da un giorno all'altro, ci hanno tagliato lo stipendio orario del 34%, dal 30 settembre al 1 ottobre. A maggio ci hanno lasciato a casa. Io dicevo che non era leggibile la cosa, ho telefonato a Roma, ho parlato, ve l'ho detto qui, dico, succede un casino. E infatti è successo un casino. Mi pare il 22 di giugno ci hanno richiamato con una mail, a me la telefono a me dicendo, oh no, il 28, che eravamo in servizio dal giorno prima.
e ci dicemmo di andare a presentarci a firmare il giorno dopo era pure il santo del posto dove andavamo, per cui era chiuso l'Inps. Perché lasciando casa noi si è bloccato tutto, 3 settimane di giugno si sono accumulate, tant'è vero che poi luglio-agosto andavo a lavorare. Ma era ovvio, ma il fatto che non l'abbiano prevista allora, adesso che è cambiato il presidente, che non devono più fare, non possono più fare come allora, che hanno fatto una proroga, perché non c'è più la legge che sostiene, io temo molto che si finisca in quella situazione. So, per dare dei dati, dove lavoro io, siamo 14 medici, 2 sono strutturati e 12 siamo partiti lì in questo modo. Se si fermano questi 12 generali, si ferma assolutamente tutto, non c'è neanche il numero dei 3 medici per fare la commissione. Io temo molto questo, se non ci si deve fare. Siamo ormai a maggio e non c'è nemmeno nessun dibattito su una nuova legge. Gira la voce di una proroga, ma per 3 mesi, per 3 mesi. Scusami, una curiosità. Medici di categoria. 2 cose, uno chi li paga, non ho capito, è sempre l'Inps? No, c'è un accordo tra lo Stato e le associazioni, cioè se tra l'Inps e associazioni, e vengono pagati dall'Inps, non dalle associazioni. Loro vanno a un'associazione, io sono disponibile a fare medico di categoria, l'associazione fa il colloquio, vede se va bene come medico di categoria, ma siccome l'associazione è sotto come medici, se non li prende, perde anche in termini di immagine, come un'associazione nazionale che non è in grado di coprire tante commissioni, lascia scoperte le commissioni. Quindi la selezione, dire che è inesistente è quasi dire la verità. Quindi non sono soltanto come... Hanno un contratto diverso da noi, sì, sì, e vengono pagati da l'Inps. Quindi non sono medici del lavoro o medici legali, ma possono avere qualsiasi specializzazione? Possono avere qualunque specializzazione, possono anche non avere specializzazione. Però attenzione, non vorrei aver creato un equivoco. Ho detto che per il concorso, per arrivare a essere partita lì, vale di più il legale e il medico del lavoro e poi gli altri. Ma i medici che trovate in commissione hanno qualunque tipo di specialità, dalla ginecologa al pneumologo, eccetera, eccetera. Il problema si pone, per esempio, in una commissione quando devi dare un giudizio su una patologia psichiatrica e non hai uno psichiatra, per esempio. Adesso che l'Inps sta prendendo in mano tutto, pensavo che non mi interessasse, nell'ultima settimana è cambiata ulteriormente una situazione, cioè i presidenti delle commissioni INPS possono essere solo medici legali. Io ho fatto il presidente fino a 15 giorni fa, adesso non posso più fare il presidente, solo i medici legali possono fare il presidente della commissione INPS. Prima era così nell'ASLIN, in INPS no. Quindi il presidente è sempre un medico legale. E quando c'è anche la questione della medicina del lavoro nel 68, ci deve essere dentro un medico del lavoro. Gli altri possono essere medici con qualunque tipo di specialità. Presidente di commissione comunque essere anche una partita IVA. Sì, certo. Per esempio, da noi i 2 strutture, da noi abbiamo, così da ogni qua, la primaria è un medico legale, è un medico del lavoro, l'altro è un medico legale, e loro, siccome sono strutturati, possono fare i presidenti di commissione. E di noi 12, 3 sono medici legali. Quindi sono 5 presidenti di commissione e 2 medici del lavoro siamo. Tutti gli altri, fate i conti, 12 meno 3 meno 2 fa 7, gli altri 7 sono medici che hanno tutt'altra specialità. Ok? Va bene.